Isernia al ballottaggio, Piero Castrataro e Gabriele Melogli, ospiti questa sera di Conto alla rovescia. Apparentamente ufficiale, domenica scadono i termini, nelle prossime ore vertice tra Melogli, Iorio e Di Sandro, possibile un'unione politica che non avrebbe conseguenze sulla composizione del Consiglio. Il post delle polemiche, il piano non piace ai sindaci, in conclave a Campobasso, bordate da Gravina, Roberti e Saia, ai lavori anche Toma e Florenzano. A Termoli il PD raccoglie 1500 firme e Chimisso strappa il documento. Ferrovie, domenica riapre la tratta Isernia-Rocca-Ravindola interessata da lavori di elettrificazione. Domani Toma e soci incontrano la stampa. La domanda è, i treni elettrici ci sono? Ancora un arresto per spaccio in Molise, riforniva di cocaina la piazza di Campomarino, 33enne pugliese nei guai. Lions e Unione Cechi donano alla Giovanni XXIII di Isernia un proiettore in grado di rendere interattivo il pavimento dell'aula, uno strumento indispensabile per incentivare la didattica attraverso il gioco e per favorire l'inclusione degli alunni con difficoltà d'apprendimento. Calcio di eccellenza, ultima chiamata per l'Isernia, domenica al Lancellotta il big match contro il Termoli. Judo, medaglia di bronzo ai mondiali junior per Luigi Centracchio. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. Tante notizie nel corso del nostro telegiornale, lo avete sentito dai titoli in apertura, però parliamo di politica, di amministrative. Isernia al ballottaggio questa sera alle 21 a Conto alla rovescia, ospiti Piero Castrataro e Gabriele Melogli, uno dei due sarà il nuovo sindaco della cittadina Pentra. Questa sera Castrataro e Melogli avranno l'ultima possibilità per illustrare il loro programma in maniera singola nel corso della nostra trasmissione, e sì, perché la prossima, venerdì prossimo, il 15 ottobre, i due invece si confronteranno proprio nei nostri studi. E a proposito di Isernia al ballottaggio, a mezzogiorno di domenica scade la possibilità di apparentamento ufficiale in vista del ballottaggio. Nelle prossime ore Gabriele Melogli incontrerà Filoteo Di Sandro e Michele Iorio per discutere dell'eventualità di far rientrare Fratelli d'Italia nel perimetro di centrodestra. Sul tavolo due ipotesi: un apparentamento ufficiale col partito della Meloni ratificato presso il notaio, soluzione che porterebbe da 7 a 11 le liste a sostegno dell'avvocato Isernino, oppure un apparentamento politico che non avrebbe riverberi sulla composizione del collegio. Appare oggettivamente difficile che Fratelli d'Italia possa chiedere ai propri elettori di convergere sul centro-sinistra. Il partito della Meloni potrebbe decidere di restare completamente fuori dalla contesa oppure optare per un sostegno palese a Gabriele Melogli, ed appare questa l'ipotesi più probabile. Sembra che si stia riproponendo lo stesso schema del primo turno col candidato del centro-sinistra Piero Castrataro, che prosegue invece la sua corsa in solitario senza creare nuove ed improbabili alleanze, e col centrodestra che continua con una profonda discussione al proprio interno nel difficile tentativo di fare quadrato attorno ad un unico candidato. Ancora poche ore ed il quadro politico cittadino e non solo sarà più nitido. Ed i sindaci molisani a confronto sul piano operativo sanitario nella Sala della Costituzione a Campobasso questa mattina. Una ampia discussione sui punti principali del post 2019-2021, critiche da parte dei primi cittadini di Campobasso, Termoli e Agnone. All'evento era presente anche il direttore generale dell'ASL Moreste Florenzano, che abbiamo intervistato, poi si è raggiunto i lavori anche il presidente Toma. Sentite.
Prospettive e criticità del piano operativo sanitario affrontate direttamente dai primi cittadini dei comuni molisani. Questa mattina la conferenza dei sindaci nella sala della Costituzione di Campobasso. Obiettivo: analizzare i contenuti del POS e discutere delle problematiche. Critico in questo senso l'intervento del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. Intanto sarebbe stato forse più utile per tutti che questa fase l'avremmo fatta prima di approvare il piano operativo, cioè fatta adesso sicuramente è un modo per recuperare un minimo quella che è la fiducia dei sindaci e dei territori. Poi c'è da dire che c'è un movimento, insomma, c'è la consulta sociosanitaria che abbiamo istituito come amministrazione e che ha espresso un parere negativo, ci sono i comitati, c'è anche la nostra amministrazione che in qualche modo ha già manifestato la volontà di impugnare un piano operativo che appunto è stato, come dire, non solo non condiviso, ma che impatta su tutta la sanità. E ogni volta che ciò avviene anche per l'ospedale Cardarelli, sappiamo che vale per tutta la regione, proprio per la configurazione che l'ospedale Cardarelli ha. Daniele Saia, anche Agnone sulla sanità, può dire qualcosa in relazione al piano operativo regionale in quanto, ecco, area di confine, se ne è parlato sempre tanto. La sua posizione in merito a quello che è stato in realtà già scelto sul piano operativo? Noi da Agnone ormai sono 12 anni che siamo in lotta perché abbiamo visto il nostro presidio ospedaliero nel tempo perdere servizi. Diciamo che ci doveva essere un limite a quello che era comunque definito nel DM70, il decreto Balduzzi, che configurava gli ospedali di area particolarmente disagiata con determinati servizi. Questo purtroppo non è successo in questi anni. Ed oggi qui ci troviamo tutti i sindaci in un'assemblea, in una conferenza dei sindaci ricostituita a confrontarci proprio su quello che dovrà essere la sanità futura del Molise, che dovrà assicurare una sanità di qualità e quindi la certezza dei servizi a tutti i cittadini. Alfredo Ricci, Venafro e la sanità venafrana, anche insomma, rappresentato nel programma operativo sanitario, da che punto di vista secondo lei? No, chiaramente nel programma operativo adottato Venafro non è rappresentata bene, perché in questa logica di temporaneità di questo piano, si è sostanzialmente riproposto quello che già era stato precedentemente adottato nel piano precedente, quello distruttivo adottato da Frattura nel 2016, e si è sostanzialmente confermato uno svuotamento totale della struttura di Venafro, privando il territorio di una tutela effettiva del diritto alla salute. Presente non solo come presidente della provincia, ma anche come sindaco di Termoli, Francesco Roberti ha fatto il punto sulla salute della sanità in Basso Molise. Beh, sto POS non soddisfa affatto quello che sono le esigenze della sanità del Molise in generale. Peraltro l'area più penalizzata è proprio quella del Basso Molise. È un competito che Roma in qualche maniera l'ha mandato qui in Molise già bello e impacchettato, però non ci spiega né quali sarebbero i vantaggi né quali sarebbero i risparmi per uscire dal disavanzo e in quanto tempo questo disavanzo si potrebbe attraverso questo POS sanare. Insomma, dai comuni tante critiche al piano sanitario che non trova quindi un diffuso consenso ad esaminare insieme ai primi cittadini il testo, il direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano. Io sono sempre aperto al dialogo, ovviamente questo è un atto assolutamente dovuto. C'è stata la richiesta da parte del Presidente di convocare la conferenza dei sindaci, come mio dovere sono qui, sono pronto ad ascoltare per quello che può essere di mia competenza quello che emergerà da questo incontro. Ah, io credo che la comunicazione è la cosa più importante perché spesse volte è dagli equivoci che nascono dei malumori. Le faccio un esempio banalissimo. Ieri su qualche testata online è uscito che chiudevamo Termoli perché volevamo chiudere i servizi e quant'altro. In realtà quello che faremo domenica è fare un intervento di potenziamento e di messa in ulteriore attività della cabina elettrica dell'ospedale. Quindi per quel motivo abbiamo scelto domenica per fare questa manutenzione straordinaria. Ed è un segnale che vogliamo far crescere l'ospedale, non che lo vogliamo chiudere. Però tutto a volte viene strumentalizzato.
diceva qualcuno, omnia mundis, cioè tutto è puro per i puri. Se non ci sono preconcetti, lavoreremo tutti quanti bene insieme. Polemiche invece arrivano da Termoli, sempre sul post questa mattina, conferenza stampa del Partito Democratico, che ha promosso una petizione popolare per cancellare il documento. Sono state raccolte finora 1500 firme e Maricetta Chimisso, durante la conferenza stampa di questa mattina, ha strappato il documento. C'eravamo anche noi, sentite. Maricetta Chimisso, esponente della segreteria del Circolo Cittadino del PD, straccia il POS 2019-2021, approvato dal commissario governatore Donato Toma. Si apre così la conferenza stampa indetta dal Circolo PD, Federazione Dem e Donne Democratiche per presentare l'iniziativa volta a raccogliere le firme per la petizione popolare con cui si chiede la cancellazione del piano. Presenti i segretari Maricetta Chimisso e Oscar Scurti, la consigliera Manuela Vigilante, l'onorevole Laura Venitelli, Nicoletta Bartollino, Edoardo Cannarsa e Pino Gallo. Ribadite le ragioni esposte nella presentazione della scorsa settimana davanti all'ospedale San Timoteo, con il gesto eclatante della Chimisso per simboleggiare il fine ultimo della petizione, ossia il ritorno a una programmazione sanitaria che non abdichi il diritto alla salute e i livelli essenziali di assistenza del pubblico per avvantaggiare i privati, nel solco anche di quanto è stato deliberato dal Consiglio regionale, che ha di fatto sul piano politico commissariato il commissario. L'impegno profuso nella scorsa settimana ha visto raggiungere quasi 1500 firme, raccolta che continuerà nelle prossime ore. Siamo di fronte a un evidente progetto di smantellamento della sanità molisana e termolese, contro cui noi dobbiamo con tutte le nostre forze combattere. Non so se ricordate quando Bonaccini è venuto a Termoli, ha detto che in Emilia Romagna non si possono commettere errori perché i cittadini ti danno le cose sul muso. Allora noi dobbiamo fare i cittadini e dare metaforicamente sul muso a chi non ci protegge, a chi ci tratta da soggetti meno, a chi viola i principi costituzionalmente garantiti. Non chiediamo cose dell'altro mondo, chiediamo semplicemente un diritto per cui noi versiamo regolarmente le tasse, che è quello di essere curati, accuditi e protetti. Continuare la raccolta delle firme, visto che è la gente che ce lo chiede, ci chiede di firmare con, diciamo, con tanta voglia di esserci su questo argomento, perché le persone vogliono chiedere al Presidente Toma, commissario, di revocare quel programma operativo che riduce la sanità pubblica ai minimi termini a favore della sanità privata. Il disegno è chiaro: cura dimagrante per la sanità pubblica a favore del privato accreditato. Il gruppo consigliare Dem di Termoli proporrà inoltre un consiglio comunale monotematico aperto per chiedere al sindaco Francesco Roberti di impugnare al TAR il POS 2019-2021. Chiederemo al sindaco Roberti di impugnare il POS. Sarà nostra cura coinvolgere anche le altre forze politiche, perché come è stato sottolineato dalla segretaria, ma anche dal segretario di federazione, bisogna coinvolgere tutte le forze politiche, tutti i cittadini, perché questa è una battaglia che va condotta in maniera unitaria. E domenica verrà riattivata la tratta ferroviaria Isernia-Roccaravindola, interessata da lavori di elettrificazione. Lo rende noto il presidente della regione Donato Toma, annunciando una conferenza stampa per domani presso la stazione ferroviaria di Roccaravindola. Insieme al governatore interverranno l'assessore regionale ai lavori pubblici, viabilità e infrastrutture Vincenzo Nilo e l'assessore ai trasporti e mobilità Quintino Pallante. Sarà presente anche il direttore della direzione operativa infrastrutture territoriale Campania e Molise di Rete Ferrovia Italiana Fabio Rapuano. Nel corso dell'incontro con i giornalisti verrà comunicato lo stato dei lavori riguardanti l'elettrificazione ed il miglioramento dell'intera linea Campobasso, Isernia, Roccaravindola. Mentre lunedì
è previsto lo sciopero generale nazionale contro le politiche del governo Draghi. A Campobasso la manifestazione si terrà in Piazza Prefettura alle ore 10. La protesta sarà allargata anche contro le politiche regionali che stanno distruggendo i diritti collettivi come sanità, ambiente, istruzione e lavoro. Questo sostengono gli organizzatori della manifestazione, che sono i sindacati di base presenti in regione, SOA, COBAS, USB, che per la prima volta condivideranno la stessa piazza e uniranno le numerose vertenze aperte in Molise. Parliamo di sanità e dei tagli agli operatori volontari del 118, ce ne siamo occupati nei giorni scorsi. C'è stato il duro intervento del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani, sentite tutti i particolari dal contributo. Il drastico taglio di oltre il 50% dei rimborsi destinati agli operatori volontari del servizio d'emergenza 118 rischia di rendere economicamente insostenibile la loro attività salvavita, lo afferma il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani. L'esponente della minoranza punta il dito sul regolamento 2021 dell'azienda sanitaria regionale che mette a dura prova, dice, l'intera rete di emergenza territoriale già ridimensionata dal programma operativo sanitario. È vero, osserva, un adeguamento delle convenzioni si rende necessario anche alla luce delle disposizioni introdotte dal codice del terzo settore, ma con il taglio lineare imposto da ASREM si corre il rischio che le associazioni non riescano più a garantire un servizio vitale per la nostra sanità. Oggi, dice Primiani, abbiamo di fronte un'istantanea molto chiara. Il Molise ha storicamente abdicato il servizio di 118 ed ora vuole rimodulare le convenzioni al ribasso, non stanziando fondi sufficienti per il trasporto in emergenza. Dall'altro lato, il presidente commissario adotta un POS lacunoso che fa perno su accordi con altre regioni per il trasferimento di pazienti con patologie gravissime come ictus e infarti. In estrema sintesi, ad un servizio inefficiente si sommerà a breve la frustrazione degli operatori. A farne le spese saranno come sempre i cittadini. È ora di porre rimedio a questa annosa vicenda che di fatto, conclude Primiani, sta portando ad un servizio sottopagato e privo di tutele per gli operatori. Allora parliamo di Covid. Sono 9 i nuovi casi riscontrati dall'azienda regionale del Molise in queste ore, con un tasso di positività che si attesta all'1,8%. Intanto l'ASREM annuncia lavori di manutenzione all'ospedale di Termoli, lo avete già sentito dal servizio di Andrea Vertore. Allora ora noi ascoltiamo Valentina Ciarlante. Sale all'1,8% il tasso di contagiosità da Covid-19 in Molise. Nelle ultime ore l'ASREM ha rilevato 9 nuovi casi su 503 tamponi processati, 2 a Isernia, 3 a Fornelli, 2 anche a Petacciato, 1 a Frosolone e 1 anche a Sant'Angelo del Pesco. Gli attualmente positivi salgono quindi a 101, considerando che i guariti di giornata sono 5. Non risultano ricoveri, quindi al Cardarelli la situazione è la stessa del giorno precedente: 3 i pazienti Covid, 2 malattie infettive, 1 in terapia intensiva, mentre in isolamento ci sono 2.254 persone. Questo è il bollettino, mentre sul fronte della manutenzione degli ospedali l'azienda sanitaria rende noto che il San Timoteo di Termoli nei prossimi giorni sarà al centro di un programma di ammodernamento legato all'antincendio. Sono in programma lavori che comporteranno una rimodulazione di alcune prestazioni. L'intervento è finalizzato a prevenire guasti e contemplerà l'interruzione dell'alimentazione elettrica al servizio dei soli ambulatori di radiologia ed emodinamica nella giornata di domenica 10 ottobre dalle ore 8 alle 17. Il resto dell'ospedale sarà alimentato da un gruppo elettrogeno. I servizi di radiologia ed emodinamica, assicurano dall'ASREM, saranno comunque garantiti durante i lavori. Le strutture ospedaliere molisane hanno continuamente necessità di manutenzione di adeguamenti a una normativa in costante mutamento, ha spiegato il direttore generale Oreste Florenzano. Le esigenze strutturali, al pari di quelle legate alla cura delle persone, sono indispensabili affinché possa essere fornito un servizio adeguato e appropriato. Per questo motivo sono al centro del nostro lavoro, esattamente come il reperimento di nuovo personale e la gestione di una macchina organizzativa tanto complessa. Stiamo cercando di non tralasciare nulla. Abbiamo effettuato interventi anche in altre strutture. Adesso tocca al San Timoteo. Ora la cronaca. I carabinieri della stazione di Campomarino hanno arrestato in
flagranza di reato un 33enne originario di San Severo che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ebbene, durante un controllo in pieno centro a Campomarino, il 33enne è stato trovato in possesso di 13 grammi di cocaina e di 200 euro in contanti, droga che era destinata al mercato basso molisano. Cambiamo argomento. Lions e Unione Cechi donano alla Giovanni XXIII di Isernia un proiettore in grado di rendere interattivo il pavimento dell'aula, uno strumento indispensabile per incentivare la didattica attraverso il gioco e per favorire l'inclusione degli alunni con difficoltà d'apprendimento. Sentiamo tutto nel servizio di Nicola De Santis. Un proiettore puntato sul pavimento trasmette sulla superficie immagini che consentono al bambino di conciliare l'aspetto ludico con le esigenze didattiche. Una tecnologia attraverso la quale si favorisce l'integrazione e la socializzazione del bambino, che utilizzando mani, piedi o altri oggetti interagisce con le immagini proiettate. Fantronic è il dono del Lions e dell'Unione Italiana Cechi alla Giovanni XXIII di Isernia, affinché tutti i bambini possano sentirsi coinvolti nei processi di crescita e di apprendimento. Sì, è un tappeto, il Fantronic Med, ed è veramente uno strumento straordinario perché permette ai bambini disabili, con qualunque tipo di disabilità, ma in verità a tutti i bambini, di giocare e di imparare giocando. È veramente uno strumento straordinario perché proietta dal soffitto una sorta di immagine sul pavimento e i bambini possono giocare con i piedi, possono rotolarsi, possono scegliere le varie opzioni. È veramente uno strumento molto molto bello. Non finiremo mai di ringraziare i Lions, l'Unione Italiana Cechi, i centri di consulenza di tipo didattica che hanno voluto questo progetto fortemente e che ci hanno donato questo strumento. Attraverso Fantronic si può giocare a calcio oppure scoppiare palloncini virtuali proiettati sul pavimento, disegnare un cielo stellato e suonare strumenti musicali. Un supporto alla didattica fondamentale, in special modo per quei bambini che hanno difficoltà di apprendimento o relazionali. Beh, sicuramente i vantaggi sono che i bambini sono più motivati ad una scelta, a svolgere un'attività per loro particolarmente difficile. E poi sicuramente il Fantronic Med permette di espletare una didattica del tutto innovativa, sia dal punto di vista metodologico che di inclusione, perché non viene utilizzato esclusivamente con i bambini diversamente abili oppure con bisogni educativi speciali, ma viene utilizzato anche con l'intera classe, quindi c'è l'inclusione da parte del bambino e viene svolta l'attività anche con piccoli gruppi classe. Ed ora torniamo alle amministrative, continuiamo a conoscere i sindaci che sono stati eletti, come saprete si è votato a Isernia ma anche in altri 29 comuni che hanno eletto nuovi sindaci. A Oruri inizia l'era greco in campo per tutta la comunità, le parole della giovane avvocatessa, l'abbiamo intervistata, sentite. È il primo sindaco donna eletto direttamente dal popolo. A Oruri inizia l'era Laura Greco. Primus inter pares, ha usato la locuzione latina la giovane avvocatessa per far capire quale sarà il canovaccio che caratterizzerà la sua amministrazione in campo per tutta la comunità. Per me è una gioia grandissima, un'emozione indescrivibile, perché è stata anche la prima volta che un sindaco donna venga eletto direttamente dal popolo, dai cittadini di Oruri, quindi per me questo è proprio un segnale di cambiamento, un segnale di rinnovamento e anche un segnale di speranza per il futuro, non solo per me ma anche per tutte le donne. Presto la nuova giunta, i compiti da svolgere ai componenti della sua squadra per iniziare un nuovo percorso. Mi sono messa subito al lavoro, sto valutando tutto, insomma, per poi dare gli incarichi e presto ci farò una riunione con la maggioranza
per definire tutti quanti gli adempimenti. Greco vuole subito un impatto forte. Io in 100 giorni voglio dare subito un'impronta nuova, un'impronta di cambiamento, anche si deve vedere che ci sono persone nuove, cioè ci sono persone nuove, ci sono ragazzi nuovi con me, che c'è una donna alla guida di questo paese e che questa donna è in grado di operare al meglio per questa comunità. E allora parliamo dell'inquinamento da plastica, come combatterlo. Vediamo il servizio realizzato da Samantha Ciarla grazie all'iniziativa dell'associazione Plastic Free, che ha coinvolto tantissime città in tutta Italia, tra cui troviamo anche Termoli. Sentite. Il nostro pianeta sta letteralmente affogando in un mare di plastica e sarà sempre peggio nei prossimi anni. Dagli anni 30 alla prima decade degli anni 2000 la produzione mondiale di plastica è passata da 1,5 milioni di tonnellate a oltre 280 milioni, con una crescita del 38% negli ultimi 10 anni. La conseguenza è ovvia: più plastica viene utilizzata, più ne viene buttata direttamente o indirettamente nei mari. La stima è di almeno 8 milioni di tonnellate all'anno. Rimuovere dall'ambiente oltre 300.000 kg di plastica e rifiuti è l'obiettivo dell'associazione Plastic Free, che da 2 anni è quotidianamente schierata contro l'inquinamento da plastica, con azioni concrete e di sensibilizzazione sul territorio. L'ultima, in ordine di tempo, ha coinvolto ben 339 città da nord a sud in tutta Italia. A rispondere all'appello per il Molise la cittadina adriatica di Termoli. Una vera e propria missione ecologista, partita dalla scalinata del folklore, che ha visto un'ampia partecipazione di volontari. Abbiamo avviato anche una petizione per le mascherine monouso, perché da quando è arrivata questa pandemia purtroppo è aumentato anche l'inquinamento dalle mascherine. Ogni 100 metri fisso si trovano almeno 20 mascherine per terra, belle arrotolate e buttate per l'aria. Quindi quello che ci aspettiamo è di trovare sicuramente tante mascherine oltre ad altri rifiuti plastici. Via mare purtroppo andrà a finire tutto ciò che è stato buttato via terra, che lentamente va a finire nel mare, quindi sicuramente troveremo tanti rifiuti plastici, tante bottigliette, sigarette, mozziconi, che tra l'altro molte persone pensano che non sia plastica, in realtà all'interno di una sigaretta ci sono le nanoplastiche. Un obiettivo ampiamente raggiunto, anzi superato, un nuovo record per Plastic Free, con gli oltre 240.000 chili rimossi in un solo giorno, a cui ha contribuito anche il Molise. Chiudiamo con questa notizia. Ice è un bellissimo esemplare di husky, come potete vedere dalle foto. Si è smarrito a Vinchiaturo nei giorni scorsi, è stato invece avvistato ad Isernia e a Sant'Agapito, ma potrebbe trovarsi ovunque. Nostra figlia, dicono i proprietari, piange tutte le notti, siamo disperati, aiutateci a trovarlo. Chiunque avesse delle informazioni utili può contattare la nostra redazione all'indirizzo mail campobasso@teleregionemolise.it. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Il meteo è presentato da Energy Pellet, la migliore qualità, il miglior prezzo. Chiama subito, i bancali li consegniamo gratis. Previsioni del tempo per sabato 9 ottobre, ancora maltempo su tutta la regione con molte nubi e rovesci sparsi, venti deboli, temperature in calo, vediamone nel dettaglio: Campobasso minima 12, massima 16, Isernia minima 14, massima 17, Termoli minima 19, massima 23, Venafro minima 14, massima 16 gradi. Il meteo è stato presentato da Energy Pellet, la migliore qualità, il miglior prezzo. Chiama subito, i bancali li consegniamo gratis.
Bene, tutto per questa edizione. Ora linea alla regia, consigli per gli acquisti. Tra pochissimo c'è la pagina sportiva, parleremo di calcio, parleremo soprattutto di judo con un'altra impresa di un componente della famiglia Centracchio, questa volta sugli scudi, il giovanissimo Luigi. A tra poco. Lo sport, il calcio di Lega Pro, allora vediamo il programma completo della ottava giornata. Ci sono due anticipi, le altre gare invece si disputeranno regolarmente domenica. Gli anticipi sono Avellino Virtus Francavilla e Messina Monterosi. Tutte le altre gare invece si disputeranno domenica, vale a dire Bari Turris, Catania Juve Stabia, Latina Picerno, Monopoli Campobasso, Paganese Catanzaro, Palermo Foggia, Potenza Fidelissandria, Taranto Vibonese. E come avete visto dalla schermata, il Campobasso sarà di scena a Monopoli, una delle migliori formazioni del raggruppamento, con 250 tifosi al seguito, dunque pronta l'invasione rosso-blu. Intanto c'è il via libera da parte del governo al 75% della capienza degli stadi e così contro il Bari, domenica l'altra big match da non perdere, al Romagnoli potrebbero esserci 5.600 spettatori. Intanto c'è la prevendita per assistere alla gara tra il Monopoli ed il Campobasso, prevendita che andrà avanti fino alle 19 di domani, ed intanto l'allenatore Cudini lavora per mettere in campo la migliore formazione. Cudini che recupera Pace e Sbardella che hanno scontato il turno di squalifica, recupera anche Parigi, l'attaccante che ha smaltito l'infortunio, mentre con grande probabilità sarà a disposizione solo contro il Bari il regista Pietro Ladu. Comunque c'è grande ottimismo in casa rosso-blu per questa doppia sfida, domenica contro il Monopoli in Puglia e poi domenica l'altra, una gara sensazionale, il 17 contro il Bari al Romagnoli. Lasciamo il calcio, occupiamoci di judo, perché il 2021 del judo molisano è l'anno della famiglia Centracchio. Dopo il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo di Maria, il fratello minore Luigi sale sul gradino più basso del podio ai mondiali di categoria junior in corso di svolgimento in Sardegna ad Olbia. Tutti i particolari li ascoltiamo da Vincenzo Ciccone, sentite. Un'onda lunga che prosegue dopo le Olimpiadi di Tokyo, che si sublima in un altro podio. Dopo Maria, bronzo olimpico in Giappone, c'è un bronzo anche per il fratello più piccolo, Luigi Centracchio, ai mondiali junior ad Olbia. Il poliziotto Pentro, già quinto agli ultimi europei in Lussemburgo, dà vita ad una gara di tutto rilievo. Al primo combattimento, al secondo turno, dopo un bye, contro lo statunitense Dominic Rodriguez, il fratello d'arte rimonta da un Vazari e, complice tre scidori immediati all'avversario al Golden Score, porta a casa il successo. Un'affermazione al Golden Score arriva anche nel combattimento successivo contro il rappresentante del Kirghizistan, Erzan Kanadabekov. Nulla da fare invece per il figlio d'arte molisano nei quarti contro il romeno Surca, campione europeo in carica ed iridato anche al termine dell'evento sardo, capace di imporsi con un Ippon dopo 92 secondi di combattimento. Qui però parte la risalita di Luigi Centracchio, il migliore dei tre azzurri al via, che nel tabellone di ripescaggio supera prima il brasiliano Gabriel Falcao, anche in questo caso al Golden Score e per Ippon tecnico, e poi il francese Gabà, che viene squalificato, rimediando il terzo Shido, per una tecnica illegale dopo 2 minuti e 30 di combattimento. Per l'azzurro una grande festa e la medaglia sul podio consegnata proprio dalla sorella Maria, con cui si abbraccerà al termine della finalina. Tra i due poi c'è anche un simpatico siparietto dopo le premiazioni. Ho sentito molto la vicinanza di mia sorella, diciamo che la sua medaglia comunque mi ha dato una spinta, no, anche motivazionale, quindi sì, diciamo invidia, tutta invidia. Dopo la gara me
l'aveva detto, mi ha detto mo mi ha messo in una situazione difficile, perché così per sfotterti, per prenderti in giro, devo fare medaglia sia al mondiale che alle olimpiadi. E iniziamo bene. Diciamo che siamo ancora un decimo di quello che posso fare, che dovrò fare. Ma è la strada giusta. Luigi Centracchio ora tornerà nuovamente all'opera domenica per la prova mista squadre, sempre sui tatami sardi di Olbia. Torniamo al calcio, occupiamoci del torneo di eccellenza, vediamo il quadro completo della quinta giornata, ci sono due anticipi, si tratta di Campobasso 1919 e Aurora Ururi e poi Sesto Campano e Pietra Monte Corvino. Domenica invece le gare Boiano Cliternina, Castel di Sangro Altilia, Samnium, Isernia Termoli, il big match di giornata, Olimpiagnonese Venafro, Polisportiva Gambatesa Campo di Pietra, Volturnia, Real Guionesi. E come vi dicevo, il big match si disputerà allo stadio Lancellotta tra Isernia e Termoli. Ultima chiamata per la formazione di mister Pecoraro. Tutti i particolari li ascoltiamo dal servizio, sentite. Ora o mai più, blindati i quarti di finale di Coppa Italia dopo il 3-0 di Petacciato, l'Isernia è concentrata sul match che vale una stagione. Domenica fischio d'inizio alle 15 al Lancellotta è in programma il big match contro il Termoli capolista. I Pentri non hanno scelta, devono vincere per accorciare sugli Adriatici, al momento più 5 in classifica, e riaprire il campionato, obiettivo principale della formazione biancoceleste. Mister Pecoraro è concentratissimo e sta lavorando sull'11 che dovrà scendere in campo. Rispetto al match infrasettimanale torneranno ad indossare la maglia da titolare l'esperto Carcione ed il fantasista Petrone, tenuti a riposo contro il Petacciato. L'ex Cassino dovrà conferire esperienza e personalità, mentre dall'attaccante tutti si aspettano la giocata vincente per scardinare la retroguardia giallorossa. Il derby non vedrà tra i protagonisti l'ex Nicola Panico, espulso a Campo di Pietra e fermato dal giudice sportivo. In attacco Pecoraro punterà su Giglio, che fino ad ora ha deluso le aspettative della piazza. Per il centravanti l'occasione di un pronto riscatto e la possibilità di conquistare la fiducia della tifoseria. Il reparto sarà completato da Petrone e probabilmente da Lombardi, anche se ci sono alternative al vaio del tecnico. Per assistere al Big Match è obbligatorio il Green Pass. I prezzi sono popolari, 5 euro per locali ed ospiti, 3 euro il ridotto, tagliando acquistabili su Ciao Ticket, biglietti città di Isernia, Termoli, oppure recandosi presso le seguenti attività commerciali: Caffè Risorgimento, Print Molise, Batic e Pentretour. È quinta giornata anche nel torneo di promozione. Vediamo la schermata, perché qui ci sono invece 5 anticipi: Juvenes Trivento, Campomarino Donchi Sagnone, Ripali Mosania Isernia Fraterna, Termoli Atletico San Pietro in Valle e Virtus Gioiese Spinete. Le altre gare che si disputeranno invece domenica: Torre Maggiore Guardia Alfiera, Polis Petacciato Baranello e Turris Maronea. Dal calcio al futsal, prima giornata del campionato di Serie A2, vediamo il quadro completo degli incontri in programma. Gioca in casa il Circolo La Nebbia Cus Molise contro Benevento, poi Fortitudo Pomezia Lazio Calcio a 5, Italpolla Academy Pescara, Nord-Ovest Eco City Cisterna, Roma Calcio a 5, Mirafin Sala Consilina, Active Network Riposa, Tombesi Ortona. E prima giornata anche nel torneo di Serie B, anche qui il quadro completo, due le molisane ai nastri di partenza, giocano tutte e due in casa, la Chaminade contro Senise, mentre lo Sporting Venafro affronta Bitonto. E chiudiamo occupandoci di pallacanestro, C Gold, prima giornata, vediamo il quadro completo degli incontri, due gli anticipi che vedono protagonisti due formazioni molisane,
domani in campo con Palla 2 alle 18, New Fortitudo Isernia Pescara Basket e Unibasket Lanciano Air Termoli, mentre si giocano domenica Amatori Pescara Farnese, Magic Chieti Aquilano, il 3 novembre Chieti Vasto Basket. Bene, è davvero tutto anche con lo sport, grazie per averci scelto, buona continuazione con la nostra programmazione, arrivederci.